Vannucci Piante, sponsor ufficiale della Pistoiese, presenta... Sta per andare in onda Sport e Sport. Approfondimenti, curiosità, immagini esclusive dal passato, sfide, giovani talenti. Tutto questo solo su Sport e Sport. Pensate ad un magazine diverso dai soliti. Pensate ad uno sport diverso dal solito. Ai grandi temi di attualità, ai problemi del mondo del calcio, ai protagonisti dietro le quinte. Pensate a qualcosa di nuovo. Sta per andare in onda Sport e Sport. Dottor Mazzini, dove sta andando questo calcio? Una partenza in ritardo dei vari campionati, debiti colossali, la B che proprio boccheggia, non si sa se arriverà a gennaio, sì. E proteste continue da tutti i settori giornalistici per gli arbitri che pare non siano all'altezza. Ma che questo calcio abbia delle grandissime difficoltà credo nessuno lo possa negare, che sia fosse in fase anche quasi fallimentare è un altro fatto accertato. E in tutta questa confusione, questo fuggi-fuggi generale, è molto facile poi innescare anche delle problematiche arbitrali che, come tu sai, poi servono anche un po' per sfogare i vari malumori e le varie difficoltà. Io credo che la questione arbitrale sia una questione che ormai ci trasciniamo da tempo, spesso è solo una questione dirigenziale, per cui serve da coperchio per ben altri problemi, e sono quelli proprio di sopravvivenza del calcio. Senta, in tutto questo contesto però c'è un dato numerico che mi dica un po': 16.648, le dice niente questa cifra? Sono i abbonati della Florenzi. Appunto, ora questo è un caso di incredibile. È veramente la dimostrazione di quel sentimento di fiorentinità che poi la rende unica questa tifoseria. È un fatto così clamoroso che ha visto l'interesse di televisioni estere, tutti vengono qui a chiedersi come in C2 ci possano essere tante. Ma nel suo modo di vedere, il tifoso fiorentino sta vivendo un incubo oppure un sogno? No, esce da un incubo, è entrato in un sogno. L'importante sarebbe invece che si ancorasse molto di più alla realtà. E questo è difficile, perché come uno esce dal coma, è un po' disorientato, può anche andare incontro a qualche incidente. Però penso che tutto il gruppo della Valle, chi lo aiuta, credo che cerchi di indirizzarli verso qualche scoglio sicuro. Ecco. Io penso che comunque non sia facile, perché passare da Wembley al mio amico Castelnuovo Garfagnana di Marchini c'è qualche problema. Sì, in effetti a proposito della Valle, cioè dire della presidenza della Florenzia Viola, prima era anche membro del consiglio di amministrazione dell'Inter, sempre sotto le righe, ora da quando è presidente della Florenzia praticamente un giorno sì e uno no in televisione, quindi fra virgolette avrebbe fatto anche un buon affare mediatico. Ma perché l'affare mediatico l'ha fatto di sicuro, perché tutti noi conosciamo le Tod's, le scarpe, ma pochissimi conoscevano il titolare di questi marchi. Oggi invece tutti conoscono della Valle come Deus ex machina della questione fiorentina tra virgolette. Per cui l'affare mediatico c'è stato sicuramente, ma come tu sai bene sono affari che sono pericolosi sempre, perché non sai se poi tu vai anche non solo per esaltazione ma anche per episodi meno favorevoli, per cui bisogna stare attenti nel gestire l'immagine, nel gestire questa città, perché no, è una città che come ti ama poi ti odia. Se mi può dare questa risposta, secondo lei la dirigenza, cioè dire diciamo così, la parte politica della città di Firenze, le istituzioni o la federazione stessa, hanno vigilato bene sui conti della Fiorentina o troppo in ritardo sono intervenuti? Ma io credo che la parte politica fiorentina
non abbia grandi colpe, perché obiettivamente la Fiorentina era una società di tipo privato, per cui i segnali c'erano, forse c'è stata un po' di disattenzione nel capire che i guai erano in arrivo. Ma d'altronde devo dire che questa tifoseria era così innamorata del giocattolino che pochi si avvicinavano per dire attenzione se c'è qualche pericolo. Indubbiamente questo fatto poi si è inserito anche in un periodo in cui la Lega e la Federazione sono state abbastanza tolleranti verso quei principi di buona conduzione economica delle società e hanno creduto come tutti che i diritti televisivi aumentassero sempre, che comunque ci fosse sempre il momento delle vacche grasse. Così non era, noi lo avevamo detto, fra l'altro noi si viene dai settori giovanili, dai dilettanti, lo sappiamo, però siamo stati abbastanza inascoltati. Oggi però potevamo dire avevamo ragione, però se non ci possiamo fermare a dire avevamo ragione, dobbiamo lavorare per vedere se salviamo almeno la baracca. Allora, concludendo, la ringrazio dell'intervista. Proprio in queste ore dovrebbe essere concluso ormai l'annosa querela fra Stream e Telepiù con il passaggio ad un'unica piattaforma televisiva. Ecco, la federazione cosa dice? Come vede questo fatto? Ma bene da un punto di vista di superamento delle conflittualità che c'erano state ultimamente, però sarebbe auspicabile non ci fossero monopoli, forse come minimo duopoli sarebbe preferibile. Poi c'è tutto il discorso anche delle televisioni regionali e quelle che hanno anche delle caratteristiche della topografia regionale e che hanno però delle esigenze e degli audience alti. Io credo che tutti dobbiamo contribuire a che questo giocattolo e questo spettacolo, perché oggi spesso si parla di spettacolo, sia sempre più appetibile ma ugualmente ripartito fra tutti, o comunque che non sia appannaggio di uno solo, perché dopo rischiamo veramente di essere prigionieri di forze che con lo sport non è che poi abbiano tanto da spartire. Simoni da Crevalcore, classe 39, è sempre più sulla breccia. 7 promozioni al suo attivo, uno scudetto sfiorato con l'Inter 97-98, una Coppa UEFA vinta sempre con l'Inter, anche una breve esperienza all'estero in Bulgaria col CSKA di Sofia, questa esperienza recente. Ora all'Ancona con una buona squadra, con chance di promozione. Ma il periodo sicuramente più bello Simoni l'ha vissuto a Pisa, a cavallo degli anni 84-87, con 2 splendide promozioni in Serie A. 33 vittorie, 28 pareggi e 15 sconfitte in 2 tornei vinti. Erano i tempi di Mannini, Kift, Baldieri, Berggren, Facenda, Cuoghi, Piovanelli, Scrosa e Cecconi. Al termine del torneo di B, vittorioso 84-85 con il Pisa, però Simoni non venne confermato alla guida della squadra nerazzurra. Andò alla Lazio in B, ma quella Lazio era in piena crisi societaria e fu un vero problema riuscire a salvarla dalla Serie C. In questa intervista Simoni ci parla di quei giorni.
Certo, penso, Simoni, che lei non avrebbe mai immaginato di dover passare un anno così travagliato dopo una promozione brillante con il Pisa in Serie A. Questo sì, proprio direi il contraltare della passata stagione. L'anno scorso abbiamo fatto un bel campionato, abbiamo avuto queste grandi soddisfazioni. Ho lavorato in una società dove era sufficiente fare l'allenatore, perché a tutto il resto ci pensavano gli altri, perché ritengo il Pisa una delle squadre più organizzate che c'è in Italia. Qui invece è l'opposto, campionato difficile, società che non esiste da 5-6 mesi e quindi grandi difficoltà e purtroppo il ruolo quasi di non allenatore. Ma l'Empoli direi che meriterebbe l'Oscar, e forse questo Oscar andrebbe diviso equamente tra la società e i giocatori, l'allenatore naturalmente, perché la società, questo Bini è veramente bravo, evidentemente è un conoscitore di calcio, è uno che riesce a fare, e sono stati ammirevoli. Ora io ritengo che tecnicamente, forse per questo ambiente, per certe scelte giuste, perché sul piano così della conoscenza, analizzando la squadra, è un mezzo miracolo in effetti, i giocatori hanno dato senz'altro più di quanto ci si poteva aspettare, quindi sono veramente tutti da fargli complimenti. Una volta salvata la sua Lazio, sarebbe pronto di tornare a Pisa, alla guida del Pisa? Ma questo è un discorso prematuro. Sarei pronto, non so cosa voglia dire, che io non accarezzi magari anche questa possibilità, mi sembra assurdo. Io ho passato un anno stupendo, abbiamo un ottimo rapporto con la società, col presidente adesso, con i giocatori, incredibile, direi che è stato l'anno nel quale ho avuto il rapporto migliore con una squadra di calcio, e con il pubblico, con la gente, una città dove sono stato benissimo un anno, e quindi se uno mi dicesse che posso tornare a Pisa, io direi perché no, ecco, non c'è un motivo. È logico che adesso io sono impegnato in certe situazioni molto, molto delicate e molto serie per uno che è un professionista e che deve fare il professionista come me, e credo che anche il Pisa abbia i suoi problemi in questo momento, però non c'è niente. Comunque è un discorso che almeno da parte mia può sempre avere un seguito. Forse Simoni lei è un po' caro, avanziamo questa ipotesi, un po' troppo in gaccio. Lo dicono tutti, io devo dire questo, non ho mai fatto una richiesta di ingaggio, mi hanno sempre proposto, sia per quell'anno che sono venuto al Pisa, il primo anno, sia per l'anno in cui, questo è verificabile, cioè anche l'anno scorso, quando alla fine il presidente mi propose un contratto che io accettai, poi per vari motivi, anche magari per qualche, c'è stato qualche equivoco, non l'abbiamo reso valido, però a mio avviso guadagno il giusto per un allenatore che ha vinto magari in Serie B più di tutti, e quindi mi hanno sempre offerto dei contratti che io ho accettato, non ho mai chiesto di più, quindi uno, per dire che sono caro, deve prima chiedermi quanto voglio, no? Vogliamo in questa occasione porre l'attenzione al girone A della Serie C1. Due corazzate, due delle squadre che sino a poco più di tre mesi or sono hanno lottato sino all'ultimo per il passaggio in Serie B, si trovano in grosse difficoltà. Ci riferiamo a Lucchese e a Spezia. Misera la classifica, 4 punti in 4 gare, investimenti forti, speranze grosse dei tifosi e già è stato di crisi dichiarato. Siamo andati a Lucca per ascoltare dalla voce del neo arrivato allenatore rossonero Osvaldo Iaconi motivazioni e intendimenti necessari per risollevare una tifoseria già ampiamente delusa. Signor Iaconi, guardi, io ho ancora con me il tabellino di Lucchese Triestina del 9 giugno, quando era Lucchese davanti a un pubblico eccezionale che non si vedeva qua a Lucca da tanti anni, sprecò veramente malamente la Serie B. Lei festeggiava già con il Livorno, dopo oltre 30 anni, la scalata in Serie B, e sono passati pochissimi mesi, lei è qui a Lucca, ma guarda caso che le ambizioni grosse quest'anno della Lucchese sembrano sfumare. Ci sarà tempo, ovviamente c'è, però che cosa accade a questa squadra? Beh, a dire la verità sono l'ultimo arrivato, no? Sì. Come ben si sa, quindi diciamo che non posso avere ancora esatta la situazione, per quello che posso aver capito c'è una formazione decisamente valida per la categoria. C'è una società altrettanto valida per la categoria, se non oltre, un pubblico che chiaramente aspetta con ansia questo cambiamento di categoria, sfumato
direi per un palo per un pelo in giugno, forse anche per qualche errore tattico comunque. Ed ora chiaramente si trova questa squadra ad essere con pochi punti rispetto a quello che poteva essere il preventivo, e chiaramente è oberata nel pensiero, nel senso che questo pensiero preoccupa. Oggi come oggi non bisogna più pensare di essere bravi e di essere una squadra forte, ma dobbiamo vestire i panni operai, quindi tirarsi sulle maniche e badare al sodo, perché per il resto, per quelle che saranno le qualità dei ragazzi, c'è da aspettare un pochino di tempo, in attesa che il tempo passa, deve essere che questo tempo passi con la qualità. Sì, in effetti poi tra l'altro la sua squadra è attesa a due trasferte molto dure, molto sentite anche dalla tifoseria, la prossima a Spezia, un'altra grande delusa, e poi a Carrara mercoledì. Sì, d'altra parte per una squadra che ambisce ad ottenere dei buoni risultati, a ritagliarsi una bella fetta di notorietà in questo campionato, che ci sia lo Spezia o che ci sia la Carrarese o che ci sia il Treviso, voglio dire, sono tutte avversarie sullo stesso piano, non c'è chi ti deve riempire e soleticare la bocca, perché c'è il derby sentitissimo di Spezia, e magari con l'Albino Leffe o Lomezzane non sentire niente, oppure il Cittadella, perché sono lontani. Assolutamente no, chi si vuole ritagliare una buona fetta deve pensarla sempre allo stesso modo. Concludendo, Iaconi, la ringrazio anche. Con lei ha avuto finora 7 promozioni nelle varie categorie, quindi un uomo che conosce benissimo queste, la C1, la C2 e la Serie B. Volevo dirle questo, anche a Spezia, il prossimo vostro avversario, si parlava un mese fa di 70 punti, di campionato già vinto, quindi con incredibili investimenti poi. Cosa si deve fare per passare di tutto dalla categoria? Creda che gli investimenti non sono sinonimo di vittoria a campionato, altrimenti basta guardare in Serie A. Basta guardare l'Inter. Giustamente lei mi suggerisce, 1.000 miliardi in 10 anni non hanno prodotto niente, assolutamente niente. E allora bisogna stare attenti quando si fanno queste considerazioni. Questo è un calcio ed è una, non è una scienza esatta, ci si affida degli uomini con le loro emotività, con le loro tensioni, quindi diventa difficile fare dei conti al millesimo, diventa difficile. Diciamo che si allestisce una buona squadra, però poi è sempre il campo di gioco. Il campo di gioco ti dice se tutto quello che è stato fatto nella stanza dei bottoni, come viene chiamata, può avere un riscontro molto molto positivo sul campo. Diversamente bisogna adoperarsi affinché questo possa avvenire, però credetemi, tanti nomi, tanti soldi uguale non è un'equazione matematica a risultati, assolutamente no. Note positive invece da Pistoia, dove la seconda vittoria casalinga contro il forte, almeno sulla carta, Spezia, ha dato fiducia a tutto un ambiente arancione deluso prima dalla retrocessione e poi dalle vicende societarie non ancora chiarite. Il passaggio della titolarità delle azioni di maggioranza dal presidente Bozzi ad una nuova cordata di imprenditori è ancora atteso. Nel frattempo l'allenatore Mazzarri sta già dando un volto alla squadra, capace di un gran primo tempo contro lo Spezia di Cuoghi. Ricordiamo che la Pistoiese 2002-2003 ha una ossatura composta in prevalenza da giovani, ma la doppia vittoria casalinga e il bel pareggio delle Lumezzane hanno dato stimoli e fiducia, e Treviso-Pistoiese di domenica prossima può essere considerata come la gara più importante della giornata, assieme ad uno Spezia-Lucchese che odora già di ultima spiaggia. Chi uscirà a mani vuote da questo scontro potrà quasi certamente dare l'addio al primo posto. Incredibile, e siamo solo a inizio ottobre. Altro. La festa è già pronta in Conetani? Non è pronta, perché per essere pronta bisogna che ci sia alle spalle della festa il 48esimo punto in classifica, o anzi meglio ancora il 49esimo punto in classifica. Però ci sto pensando sempre più intensamente, sto studiando alcuni particolari anche con alcuni determinati amici, e non ci faremo trovare sorpresi, anche perché è difficile trovarci sorpresi in qualche cosa. Siamo i più forti d'Europa in questa categoria, e io l'ho sempre detto, mi hanno dato dello sbruffone, ma guarda caso non riescono a smentirmi. Il pubblico delle curve, che è il pubblico da me più amato, e perché anche il più caldo, quello che piace a me, quello che effettivamente partecipa e sostiene, quello che non trema mai,
quello che dà con slancio il suo apporto. Insomma, il pubblico che mi piace c'ha diritto, secondo me diritto, a vedersi trattato bene, almeno per quello che è lo svago quindicinale che gli può essere offerto. La parte dirigenza sportiva ha fatto il suo dovere facendolo passare dal Rende alla Juventus. Adesso si tratta della parte, diciamo così, amministrazione comunale proprietaria della casa, ossia degli impianti, di fare qualche miglioria per consentire che la gente non debba portare anche il panino, rinunziando alla minestra calda, e quindi disagi che io vorrei fossero evitati al pubblico delle curve. Ed è anche giusto. Una cosa veloce in chiusura, un giudizio rapido sulla campagna acquisti della Serie A, chi ha fatto i colpi migliori? Innegabilmente la Juventus, magari facilitata da alcune disponibilità, perché quando non occorre pagare con denaro fresco, ma si può pagare anche con automobili, si fa molto meglio, insomma.